luogo. Cibo naturale, laboratori creativi, riciclo e riuso, agricoltura, ambiente, tecnologie sostenibili, socializzazione, divertimento. Tutto questo è stato la seconda edizione di Earth Day, Capod'Orlando per la Terra, la manifestazione organizzata per celebrare la 46esima giornata mondiale della Terra. Un grande evento che dal 22 al 24 aprile ha ospitato bambini, giovani, adulti, famiglie, aziende, artigiani e artisti per scoprire e ampliare progetti utili per la comunità e per la nostra terra. La manifestazione è ideata dalla chef green Francesca Molica Colella insieme a Patrizia Damiano, con la guida di Gentili per la Terra e Lunedì No Meat, il patrocinio del comune di Capod'Orlando, assessorato sport, turismo e cultura, e il contributo di volontari e associazioni culturali appuntato a far conoscere le pratiche sostenibili del riciclo e del riuso, della permacultura e delle tecniche di coltura bio e sostenibili, delle nuove risorse energetiche rinnovabili, ma ha promosso anche un ampio cartellone di eventi musicali e di intrattenimento. Ecosolidale, rispetto, il senso civico a Capod'Orlando c'è, lo vogliamo dimostrare con questo, partecipando a questa grande manifestazione che si festeggia in tutto il mondo con quello che per noi è stato il nostro salotto addobbato con le casette, con degli stand e con il clou questa sera, sabato sera, con Roberto Lipari, il quale portatore della voce contro le trivelle, oggi ospite qui nel comune di Capod'Orlando. Ho fatto il laboratorio Zelig, il laboratorio di Made in Sud, sono stato eccezione veramente per adesso in onda sulla Sette e sono stato qui a Capod'Orlando in una scuola a fare uno spettacolo sulla legalità e oggi mi ritrovo in piazza invece in questa bella occasione. Quando guidiamo noi abbiamo delle leggi tutte nostre, io ho visto voi siete dei fenomeni perché voi avete tutti i parcheggi con l'albero rincia, ma perché cioè, come fai? C'è sempre un bonsai che finisce, poi siete davanti, altro che il day, quella è la cosa migliore. Ogni parcheggio un albero che ne esce a tipo presepe che spuntano in questo, non si capisce. No, però no, quando guidiamo abbiamo delle leggi tutte nostre.